Crotone, 1 febbraio 2012, alle 7:50 circa. Non piove molto forte, non so se si riesce a vedere, ma guardate la via 25 aprile com'è combinata mentre stanno per arrivare i bambini della scuola primaria e sono già in movimento quelle della scuola superiore, il Pertini, qui vicino. Guardate quanta acqua c'è nei pressi della strada. Un vero lago, un fiume, fate voi, che qua nei pressi del binario della spazzatura diventa quasi un torrente in piena. Sentite? Quasi a questo punto questa spazzatura è un'altra vergogna. Vergogna Vallone, vergogna. Un'altra vergogna. Guardate che c'è qua, ormai lo sciopero è finito da giorni, lo sciopero, la scusa dello sciopero. Guardate che c'è a un passo dalle scuole. Che vergogna, con questa pioggia diverrà tutto putrido qua. Può essere anche pericoloso per i bambini che sono a pochi metri. Guardate, tutta la strada allagata. Una vergogna, una vergogna. Un capoluogo di provincia, una città di 60.000 abitanti che deve convivere con queste situazioni dopo 4 gocce d'acqua. È una vergogna. Io non oso immaginare cosa starebbe succedendo se piovesse forte, se piovesse davvero a diluvio, insomma. Di fatto sta piovigginando, piove piano piano, insomma, non pianissimo, ma non è una grande pioggia, insomma. Sono sotto l'acqua, non mi sto bagnando.